che noi in Italia già avevamo. Il Ministero della Salute controllava e aveva disciplinato già, ricordo le prime norme del 1929 delle carni, ma dove c'era un controllo già di filiera, fino ad arrivare al 58, quando sotto il Ministero della Salute rientravano le competenze del controllo agricolo fino alla distribuzione del cibo. Ma, quindi andiamo avanti. No. Ecco. Il tecnologo alimentare come si inquadra? Io ho riportato qua, ma l'ha già detto il presidente, quali sono i ruoli. Mi trovo un pochino, mi permetta di dissentire sulla questione relativa ai controlli all'importazione. I controlli all'importazione sono dei controlli sanitari, sono concorrere a migliorare la qualità, la salubrità e la sicurezza degli alimenti. Però ognuno deve fare la propria parte, altrimenti c'è confusione. C'è confusione, si creano dei problemi, delle sovrapposizioni, cosa che non si vuole più, tant'è vero che con il piano nazionale integrato dei controlli finalmente 13 amministrazioni si sono sedute allo stesso tavolo, il miglioramento di quelli che sono chiamati a fare i controlli parte, altrimenti c'è confusione, si creano dei problemi, delle sovrapposizioni, cosa che non si vuole più, tant'è vero che con il piano nazionale integrato dei controlli finalmente 13 amministrazioni si sono sedute allo stesso tavolo, il miglioramento di quelli che sono chiamati a fare i controlli. E vorrei ricordare la firma tra il ministro della Salute Fazio e il ministro Gelmini per la creazione di un'alta scuola di formazione in materia di sicurezza alimentare. Questo viene visto nell'ambito del progetto di Expo 2015. Poi parteciperanno le università di Milano e lo stesso presidente di Expo. Quindi sicurezza alimentare, è importante garantire la sicurezza degli alimenti, ma è anche importante, ma non nutrizionale, la valorizzazione dei prodotti tipici, il controllo della filiera produttiva, che deve essere un controllo, come dicevo, integrato anche per quanto riguarda la qualità. Ecco, i dati della sicurezza alimentare, è importante garantire la sicurezza degli alimenti, ma è anche importante, ma non nutrizionale, la valorizzazione dei prodotti tipici, il controllo della filiera produttiva, che deve essere un controllo, come dicevo, integrato anche per quanto riguarda la qualità. Ecco, i dati dell'OMS li ho riportati e sono gli stessi dati che sono comparabili con l'Italia. La valorizzazione dei prodotti tipici, il controllo della filiera produttiva, che deve essere un controllo, come dicevo, integrato anche per quanto riguarda la qualità. Ecco, i dati dell'OMS li ho riportati e sono gli stessi dati che sono comparabili con l'Italia. Il piano di azione dell'OMS ha individuato 4 sfide per la salute: malattie legate alle abitudini alimentari, l'obesità nei bambini e negli adolescenti. Abbiamo in Italia un triste primato in alcune regioni italiane: il 49% dei bambini della Campania è sovrappeso o obeso, il 36% come media nazionale dei bambini tra 6 e 11 anni, regioni meridionali, ancora è duro a resistere, perché se non è bello tondetto non è un bambino in buona salute. E qui ho riportato quelle che sono le aree di intervento che ha lanciato il programma europeo per il 2007-2012. Promuovere e sostenere una propria appropriata e sicura nutrizione da piccoli. Abbiamo lanciato come Ministero della Salute la promozione dell'allattamento al seno. Anche qui abbiamo le regioni meridionali che stranamente
le mamme nelle regioni meridionali allattano di meno e per minor tempo, cosa che era inimmaginabile fino a qualche tempo fa. Promuovere lo sviluppo di politiche prescolari e scolari per la nutrizione, e questo è ciò che stiamo facendo con il Ministero dell'Istruzione, con le politiche agricole. Ci sono una serie di tavoli per la promozione del consumo di frutta e verdura, era inimmaginabile fino a qualche tempo fa. Promuovere lo sviluppo di politiche prescolari e scolari per la nutrizione, e questo è ciò che stiamo facendo con il Ministero dell'Istruzione, con le politiche agricole. Ci sono una serie di tavoli per la promozione del consumo di frutta e verdura, per l'educazione sia degli alunni, ma per la formazione anche degli insegnanti, perché altrimenti se non c'è una coscienza da parte degli insegnanti di quello che è la loro attività nel promuovere un consumo idoneo di frutta e verdura, di alimenti sani, tutto il lavoro fatto a livello centrale diventa nulla. Io ricordo quando mia figlia piccola, in prima elementare, consegnavano l'arancio con un coltellino di plastica. Allora quello voleva dire sprecare la frutta. Anche le modalità di presentazione e quant'altro devono essere in qualche modo riviste. 5 minuti, cerco di esserci. È stato ricordato il programma Guadagnare Salute, con degli interventi mirati, adottare comportamenti quotidiani corretti, cioè il mangiare 5 volte al giorno frutta e verdura, contrastare l'insorgenza di patologie croniche dovute alla cattiva alimentazione, fumo, mancanza di attività fisica e l'alcol. Guadagnare anni di vita in salute, perché si può arrivare a 80-90 anni se poi dopo le patologie che come sono state ricordate incidono sulla capacità di affrontare serenamente la nostra vita quotidiana, è inutile. Uno dei punti su cui si è lavorato molto, e qui vedo c'è la Mina Ciampella che ha lavorato con noi al Ministero nel gruppo di lavoro, è quello della ristorazione, il gruppo della ristorazione nelle scuole. Ecco, qui io ho ripreso quello che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto come Ministero della Salute. Dico Ministero della Salute, ma naturalmente c'è la compartecipazione di tutte le istituzioni, come ho già ricordato prima, perché questi temi non possono essere affrontati settorialmente, ma devono essere affrontati a livello governativo e a livello della produzione, a livello anche di associazioni, non solo dei produttori, ma dei consumatori e quant'altro. Quindi linee guida di ristorazione scolastica che sono state approvate finalmente lo scorso aprile 2010, dopo che erano rimaste così sul bagnasciuga in conferenza Stato-Regioni. Abbiamo predisposto delle linee guida sulla ristorazione ospedaliera e assistenziale, che saranno esaminate prossimamente in conferenza Stato-Regioni. E stiamo lavorando, o lavoreremo, per le linee guida della ristorazione collettiva. I principi fondamentali li ho riportati qua, ma potete scaricare queste linee guida dal sito del Ministero della Salute. Gli aspetti nutrizionali sono stati necessariamente messi in evidenza, anche il menù deve essere bilanciato a secondo la fascia di età, a secondo se si tratta di bambini di prima elementare o a secondo che si tratti di bambini della quinta elementare, perché anche le porzioni devono essere in qualche modo commisurate, non possono esserci dei pasti, capisco che le difficoltà, i costi e quant'altro, però almeno queste sono delle indicazioni che dovrebbero essere tenute in considerazione. Ruoli e responsabilità, ruolo dei SIAN nelle attività di controllo, del comune, dei gestori del servizio mensa, della commissione mensa,